Anche quest'anno l'antico borgo di Ripalta, la frazione di Cartoceto, si è vestita a festa per tre giorni dedicati alle tradizioni e ai sapori che questo piccolo borgo è in grado di esprimere. Tre giorni tutti dedicati al buon mangiare, nei quali gli ospiti della festa hanno potuto degustare le eccellenze locali, l'olio, il vino, i formaggi, espressioni di aziende di caratura internazionale che proprio a Ripalta hanno la loro sede. Borgo in Festa ha regolato momenti di puro svago anche con le tante attrazioni che l'attivissima associazione Ripalta e i suoi amici ha saputo concentrare in questi tre giorni. Musica e ballo per i grandi, ma anche animazioni per i più piccoli, esibizioni di danza sportiva e mostre fotografiche. Siamo molto contenti perché vedere in questo piccolo paesino di 70 abitanti, vedere migliaia di persone in tre sere è un orgoglio grandissimo, ma questo orgoglio va da parte mia a tutto lo staff, a tutta l'associazione che dà l'anima. Tra le novità di quest'anno, nella giornata di domenica, per i più piccoli c'è stata la possibilità di patentarsi alla guida degli asinelli con il dottor Pumpa e la sua Pumpa patente. E la presenza del centro cinofilo Dog Time per gli amici dei cani, che con la sua attività aiuta a capire meglio il miglior amico dell'uomo. C'è uno spirito di allegria, di simpatia tra tutti i partecipanti, in modo particolare tra tutti i componenti dello staff dell'associazione. E la cosa poi la si respira partecipando direttamente alle tre serate, visto tra l'altro anche il successo che quest'anno, come in tutte le altre edizioni d'altronde, ha contraddistinto l'iniziativa del Borgo in Festa. Ma l'edizione 2015 di Borgo in Festa sarà ricordata dai ripaltesi anche per un evento straordinario, questa volta di carattere religioso ed artistico, che fa puntare i riflettori su questo borgo. Una statua lignea raffigurante Madonna con Bambino, conosciuta anche come Madonna di Campofiori, è stata ricollocata proprio nella chiesa di San Biagio nei giorni antecedenti la festa. Vi aspettiamo il prossimo anno all'edizione, settima edizione del Borgo in Festa.